Dio vuole costruire con te. Dio non vuole costruire il regno senza di te. Dio vuole la tua collaborazione. Dio ha bisogno di te perché Lui è umile. A Dio piace lavorare con gli esseri umani. Com'è strano, che differenza di mentalità tra noi e quella di Dio. Noi non facciamo altro che parlare male degli altri esseri umani. Noi sempre diciamo di non doverci fidare degli altri. Lo insegniamo anche ai figli, lo insegniamo ai nipoti, lo insegniamo ai giovani. Già da piccoli diciamo: non ti fidare, stai attento. Quante volte sentiamo tante espressioni che indicano sfiducia nei confronti degli altri. Quante volte l'essere umano è cattivo, quante volte lo abbiamo detto. Questa è proprio la mentalità contraria a quella di Dio, talmente che è il contraria che ci accorgiamo di questo contrasto dal fatto che Dio è voluto diventare umano, un essere umano come te, come me. Dio ha sempre desiderato la nostra collaborazione e a Dio piace esaltarci. Durante l'adorazione che facciamo ogni giovedì dalle 20, che faremo anche stasera, c'è il momento iniziale nel quale io e te lodiamo il Signore, lo lodiamo, lo esaltiamo, cantiamo a Lui. Ma anche Dio fa questo con noi, anche Dio ti loda, anche Dio desidera esaltarci, non vuole che ci autoesaltiamo, perché se noi ci innalziamo, Lui ci abbasserà. Però a Lui piace innalzarci. Quando noi ci fidiamo di Lui, possiamo fare nel Suo nome tutto. Il Vangelo di oggi, la Chiesa ha eliminato alcuni versetti nella lettura di quest'oggi, ma in realtà quando il Vangelo secondo Matteo capitolo 7 ci dice che Gesù dice ai Suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Gesù dice questo perché alcuni hanno detto: Signore, noi abbiamo profetato nel Tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel Tuo nome, abbiamo guarito nel Tuo nome, abbiamo risuscitato i morti nel Tuo nome. E Gesù dirà: non vi conosco. Ma com'è possibile? Questi fanno miracoli nel nome di Gesù, perché Gesù lo ha detto, stanno mettendo in pratica il Vangelo. Gesù lo ha detto: imporrete le mani agli ammalati e questi guariranno, lo ha detto Gesù. Cioè Gesù ci ha detto chiaramente che nel Suo nome possiamo fare le stesse cose che ha fatto Lui. Possiamo risuscitare i morti, possiamo guarire gli ammalati, possiamo scacciare i demoni. Gesù lo ha detto. E questi lo stanno facendo, ma in realtà il termine preciso è questo, che loro non lo fanno nel nome di Gesù. Quando Gesù dice nel mio nome, significa che lo fai come se fossi Gesù, ti identifichi in Gesù, ti lasci plasmare dalla Sua parola e cominci ad assomigliare a Gesù. Questa è la santità. Quindi la parola di Gesù trasforma innanzitutto me che la predico. Allora vedete, c'è una differenza tra chi vuole predicare la parola, vuole fare le stesse cose di Gesù, ma non si lascia convertire dalle parole di Gesù. Non si lascia plasmare, cioè la sua vita rimane la stessa, vuole cambiare la vita degli altri, vuole convertire gli altri, vuole fare guarigioni, vuole essere riconosciuto, vuole che ci sia una folla. Quante persone rimangono male quando vogliono iniziare un gruppo e si aspettano, senza lavorare, senza sporcarsi le mani, si aspettano subito un gruppo numeroso. Quanti ne vedo ogni giorno che vogliono questo. Quante volte può capitare anche a noi di voler predicare nel nome di Gesù, fare le cose di Gesù, ma non vogliamo assomigliare a Gesù. Non vogliamo, perché?
perché dobbiamo rinunciare a delle cose, dobbiamo rinunciare a noi stessi, dobbiamo dire di no al peccato, cioè lasciarci trasformare. Allora ecco il termine esatto di queste persone che dicono: abbiamo fatto questo non nel tuo nome, a nome tuo, cioè ti abbiamo sfruttato, Gesù, abbiamo sfruttato il tuo nome, ma non ci siamo lasciati toccare dalla tua parola. Quindi quando moriranno e andranno dall'altra parte, il Signore dirà: non vi conosco. Può Dio non conoscere qualcuno? Non è questo il problema, non è che Gesù non ti riconosce. Gesù non ti riconosce perché, ascoltatemi bene, prima che morisse Gesù, quando un essere umano peccava, Dio Padre, quando guardava quell'essere umano, cosa vedeva? Vedeva un peccatore. E San Paolo ci dice che la conseguenza del peccato è la morte. Quindi eravamo meritevoli di condanna. Ma nel momento in cui Gesù è morto per me e per te, si è fatto sputare in faccia per me e per te, è andato in croce al posto nostro perché è innamorato di noi, quando noi pecchiamo, quando Dio Padre ci vede, non vede più noi, vede suo figlio Gesù crocifisso, che si è messo al posto tuo, al posto mio, al posto nostro. E questa misericordia tira amore dal cuore di Dio Padre. La morte di Gesù, il fatto che Gesù ha voluto prendere per amore, questo tocca il cuore di Dio, per amore, se in croce al posto nostro, Dio apre il suo cuore, perché quando vede te, vede me, che siamo nello schifo del peccato, Dio ci guarda e dice: in te io vedo mio figlio Gesù. Se io non mi lascio plasmare dalla parola di Dio, se non mi lascio convertire, quando morirò il Signore non mi riconoscerà. Perché? Perché non vedrà suo figlio in me. Vi ho spiegato nella formazione che facciamo il lunedì, per chi non l'ha vista può trovarla sul canale YouTube, e vi ho spiegato che la santità, quando noi ci lasciamo plasmare da Dio, ci lasciamo modellare da Dio, cominciamo a somigliare a Gesù. Questa è la santità, assomigliare a Gesù con la grazia di Dio e la nostra collaborazione umana. Quindi quando una persona come i santi, immaginate San Francesco d'Assisi, quando San Francesco è morto e si è presentato davanti a Dio Padre, cosa ha visto Dio Padre? Ha visto Gesù. Qualcuno di noi può dire che questo non è vero? E se moriamo io e te oggi, stasera, e ci presentiamo davanti a Dio Padre, cosa vedrà Dio Padre quando vedrà noi? Cosa vedrà? Vedrà quello che ha visto in San Francesco, in Padre Pio, in Santa Giovanna d'Arco? Cosa vedrà se ci presenteremo noi? Allora, nel nome di Gesù significa: io mi lascio plasmare da Lui. A nome di Gesù significa: io ti sfrutto, Signore, solo per essere famoso. Voglio fare le cose che fai tu, ma non perché anche io voglio assomigliare a te. Allora il Signore dice che chi non ascolta le sue parole, perché il Signore parla, guardate che quante volte noi ascoltiamo Gesù, ascoltiamo la sua parola come se fosse una bella canzone. Lo ascoltiamo, che bello, che bella omelia, che bel canto, che bella preghiera, però non ci lasciamo toccare, niente, zero. Il Signore dice che chi fa così, chi non si lascia plasmare, toccare, chi non mette in pratica le parole di Gesù, è come un uomo stolto, il termine esatto è proprio pazzo, un uomo pazzo, stolto, che costruisce la sua casa sulla sabbia. Quindi cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde, perché non era fondata sulla parola di Dio, quindi su Cristo. E Cristo la roccia, Gesù è la roccia. Noi dobbiamo essere saggi e mettere in pratica, vivere la parola di Dio, costruire la nostra casa sulla roccia che è Cristo,
E come sempre durante la vita arrivano le prove. Arrivano le prove. Oggi noi celebriamo anche per la nostra sorella Maria. Quante prove ha vissuto, aveva il suo carattere un po' pazzo, no? Lo dico veramente con sorriso e simpatia, ma non ha mai smesso di vivere la carità, cioè l'amore. Mai, mai, mai. E quando si accorgeva che era passato troppo tempo, ricorreva alla confessione. Ho bisogno di confessarmi, ho bisogno del sacramento. Sempre. In due minuti. La confessione durava 2 minuti. I suoi peccati, basta. Basta. Concreta. Allora anche noi dobbiamo costruire sulla roccia. In che modo? Vivendo la parola del Signore. Oggi celebriamo anche la memoria di San Francesco Saverio, un grande santo che, partito missionario in Oriente per poter parlare di Dio e portare la parola di Dio, perché la Chiesa è missionaria, non è che alcuni fanno i missionari, tutti voi siete missionari perché siete tutti battezzati e cresimati, e se avete questi due sacramenti siete missionari. Dio attraverso la Chiesa vi manda nel mondo a predicare il Vangelo e a vivere la carità. Questo noi dobbiamo imparare. Dove? Nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nel tuo quartiere. E alcuni invece Dio li invia più lontani, come San Francesco Saverio, che ha evangelizzato tanti popoli d'Oriente, anche il Giappone, poi mentre stava evangelizzando anche la Cina, quando a un certo punto è morto. Riceviamo l'invito di Dio ad essere missionari in questo mondo. Diventa missionario nel tuo posto di lavoro, nel tuo quartiere. Però permetti al Signore di parlare a te. Permetti al Signore di correggerti. Permetti al Signore di mettere le mani nel tuo carattere e nel mio carattere, perché anche questo deve cambiare. E come fioretto, non cerchiamo cose troppo esagerate. Lasciamo che il Signore, collaboriamo con Lui, che il Signore possa aiutarci a cambiare quegli aspetti del nostro carattere, del nostro modo di pensare e di vivere, che non ci fanno assomigliare a Gesù. Noi dobbiamo avere questo obiettivo, assomigliare a Lui. Amen.